Ma e tu? Voi che ci fate qui? Guarda questi qua, curiosini. Comunque, salve a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro Dark House 92. Tanto si sistemiamo un po' la webcam perché, cioè ragazzi, porco schifo. Comunque, siamo qui oggi perché ho comprato, come potete vedere, aspetta un attimo perché togliamo queste cose, cioè queste cose che non si possono far vedere. Eccolo qui, ho comprato la mia nuova sigaretta Electronic. Non so se si vede, ovviamente non si vedrà mai. Invece sì, la marca è Ego Ayo. Ayo! Ayo! Woo! Sistemiamo un attimo la webcam. Ok. Allora ragazzi, apriamo il tutto. Avete visto la scatola, perché ovviamente è un bel unboxing. Cioè, ovviamente, tranquilli. Queste persone che mi hanno venduto, cioè persone, il negozio che mi ha venduto appunto qua, non mi paga. Quindi tranquillissimi perché non mi paga. Allora, intanto già mi hanno messo la resistenza, anche se questa qua ovviamente è la sigaretta elettronica, cioè fighissima ragazzi, qualcosa di eccezionale, veramente eccezionale. Comunque, tralasciando questo, andiamo a prendere il tutto che si cela nelle parti basse del punto di rottura, cioè ovviamente. Allora, qui dentro abbiamo la resistenza, la faccio vedere, la resistenza e il beccuccio, quello trasparente, lo vedete? Ok, sì. E questa invece è la resistenza, vedete? Si vedrà mai? Sì, no? Sì, ha detto, ok, perfetto. Ha messo a fuoco. Queste sono due cose che comunque adesso non ci servono, perché comunque abbiamo già il beccuccio nostro, come potete vedere, e in più abbiamo la resistenza che è dentro. Ok, quindi qui dentro invece, ragazzi, vi faccio vedere subito, troveremo il cavo, che mi sembra che è USB, sì, è il cavo USB dove potremmo mettere in carica ovviamente la sigaretta elettronica. 1, 2, ecco qua il filo, che ovviamente noi metteremo qua dentro e lo chiuderemo tranquillamente qui. Allora, mettiamo il tutto qui dentro, bello tranquillo, che nessuno lo tocca. E siamo tutti tranquilli, felici e contenti nella scarpa con i denti. Vabbè, tralasciando questo. Allora, adesso andremo a mettere il liquidozzo. Quindi, io non so adesso come si fa, perché quello mi ha detto di fare così. Aspetta, fatto. Posto, ragazzi, posto. Madonna, che è sta resistenza? Resistenza, ragazzi, c'è. Ok, qua dentro dovremo mettere il liquido. Ok? Quindi, andiamo ad aprire il liquido. E dobbiamo farlo arrivare più o meno qui alla metà, dove c'è scritto max, non so se si leggerà mai, ma ovviamente non si leggerà mai, vabbè, sti cazzi. E dobbiamo farlo arrivare fino a lì. Allora, vediamo un po'. Vediamo. Ok, perfetto. Adesso mettiamo il beccuccio. Ok, dovremmo esserci qua. Allora ragazzi, con questa qui, questa, controlleremo ovviamente il, cioè regoliamo il, come mi aveva detto, se dobbiamo aprire del tutto la sigaretta, quindi far uscire tantissimo, aprirla del tutto quando esce il fumo, oppure se la regoliamo dall'altra parte invece tende a chiudersi, quindi ad uscire meno fumo, capito? Ecco, in questo modo. Adesso dobbiamo aspettare più o meno 2-3 minuti che comunque la sigaretta scusami, oh mio Dio, no, perché quello mi aveva detto di farla arrivare a metà dove c'è scritto max. Io invece l'ho fatta arrivare fino in alto. Cioè, guardate, non so se si vede, cioè, questo è tutto liquido. Non sbagliato. Vabbè, si può fare, non sbaglio, una volta ogni tanto, scusami. Allora, ragazzi, mi sono fatti i capelli, la barba, vedi, sono bellissimo.
Un bacione a tutti, mi raccomando, lasciate like. Arriviamo a 1200 like. Vedete, non ci vediamo mai, però sti cazzi, non va niente. Allora, io faccio finta di essere un canale bello grande, bello con tutti questi iscritti, 600.000 euro. Comunque, stavamo dicendo, dobbiamo aspettare 2-3 minuti che nella resistenza entra un pochettino di, come si chiama, un pochettino di liquido, così che quando vado poi ad aspirare non esce il liquido che si sente bruciato, cioè significa che la resistenza appunto si è bruciata. Quindi aspettiamo un pochettino e poi vediamo. Ovviamente non dovrebbe uscire niente, no, infatti non esce niente. Ok, aspettiamo 3 minuti più o meno e poi aspiriamo e vediamo cosa succede, ragazzi. Mi raccomando, ragazzi, io vi invito a condividere questo video anche per far vedere alle persone che questa sigaretta elettronica potrebbe essere buona, come non potrebbe essere buona. Ovviamente io, anche se la vado a provare, state tranquilli che la mia idea la dico. Se fa schifo, lo dico, fa schifo. Se è buona, ovviamente lo dico, perché è bellissima, stupenda, qualcosa di eccezionale, veramente. Intanto, ragazzi, io proverei quasi quasi a fare un tiro. Cioè, dai, non penso che... cioè, proviamo. Ma allora, probabilmente scarica, quindi per questo non tira. Però al massimo aspettiamo, che devo dire? Aspettiamo. Comunque, ragazzi, io ovviamente nei commenti, appena funzionerà, vi dirò se effettivamente è buona come sigaretta, se tira e funziona tutta sta roba. Vi farò sapere nei commenti. Mi raccomando, ragazzi, di spolliciare, condividere questo video e farlo vedere ai vostri amici. Mi raccomando di arrivare a un bel po' di like. Cerchiamo di superare quei 50 like, che ogni volta in qualunque video, ragazzi, non riusciamo a superare i 50 like, è pazzesco. Cioè, io so che voi potete farcela, quindi mi raccomando, cercate di farcela. E io vi ringrazio per la visione di questo video. Noi ci vediamo. Ci vediamo. Non lo so se ci vediamo oggi pomeriggio. Vediamo. Ci vediamo prossimamente. Ecco, ci vediamo prossimamente con una live o con un altro video. E niente, ragazzi, dal vostro Dark House è tutto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli! Woohoo!